forte, strappandovi i capelli. E giusto giusto, visto il signore Daghe, senza capirli, cioè, ma c'è un anche lei, la perché vi mettete vicini? Perché se lei aveva i capelli, lui poteva strappargliene un ciuffo, invece niente. Allora, vabbè, ma c'è un motivo perché lei è messo lì, anche lui, perché la luce riflette sulle tigne e torna qua, così scappiamo corrente elettrica. Allora, al mio tre, tutti, dopo aver detto Enrico Guarnieri, dite l'Itterio e fate partire un applauso forte, 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 così lo facciamo arrivare qui sul palco della Sagra dell'Arancino. Siete pronti? Allora, uno, due, tre, Enrico Guarnieri! Eccolo qui! Buonasera! Buonasera signor Vitterio, buonasera, come sta? Benvenuto a Rosolini, guardi che bello, adesso ci facciamo una bella foto, state buonasera. Tutti lì, come sta signor Vitterio? Non mi sento, non mi sento. Allora, abbassate un tantino il mio . E alzate un tantino quello di Enrico. Se no non mi sento, va bene così? Ora è troppo, ora è come state? Stanno bene, sì, stanno c'è riprendendo la carrozzina. Sì, tu oggi è una grande festa. È la notte di Ferragosto, signor Littero. Sono felice di essere qua. Certo, mi viene un dubbio, signor dubbio. L'anno scorso per la festa dell'Arancino mi hanno invitato a me. Lei c'era, sì. Per la festa dell'Arancino. Quest'anno per la festa dell'Arancino mi hanno invitato un'altra volta a me. Sì. Ma che vuol dire che sono un arancino chi vede? Non lo so perché il simbolo dell'arancino. Io invece sarà la prima, io lo dirò l'anno prossimo, se ci dovessero invitare ancora, vediamo di capire. Signora Rosa, sì. Io lo sapevo! Lo dica! Io lo sapevo! Sì. A me mi parlavo a cuore, io sapevo che ce l'avessi fatto. Sì. Io lo sapevo che ci arrivavo, signora Rosa! A che cosa? Il Cimena! Il Cimena mi ha preso! Fategli l'applauso, è quello che vi dicevo prima! Il cinema lo ha preso. Ma come la va a dire a mio dove signora? Lo ha preso il cinema? Mi ha preso a Roma. A Roma. Mi hanno fatto fare un film a Londra. Però giriamo sempre a Roma. Sì. E che vuol dire? Mi minchiato dolce. No, so. Natale a Londra, Dio salvo la Natale a Londra, film interamente girato a Roma. Così, ma perché il cinema è finzione, Allora, guardi, facciamo una cosa prima di cominciare, così Rosolini è bellissimo. Rosolini è bellissimo, la dica Rosolini. 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 Da quando, dalla strada, ora questa autostrada in coppa, bellissimo, romare. Bellissimo. È bellissimo. Finalmente. Rosolini è il paese più bello della Sicilia! Io sottoscrivo e confermo, giusto? Giusto, giusto, giusto. L'anno scorso veniva a Pechino, ci si sa, la stessa cosa. No! Ma se lei si vuole ringraziare il pubblico, non è vero, siamo stati a Pechino, ma... Senta, facciamo... Deve essere sì. Non mi sento, Senta, facciamo una cosa, se c'è Claudio, facciamo la foto, quindi ce la conserviamo, e poi, Claudio, fate un applauso al nostro collaboratore Claudio Aprile. Allora, ci mettiamo così? Accendete tutte le luci possibili. Guardate le spalle. Vai. Fatto? Grazie Claudio. Allora, facciamo così poi cominciamo, signor Lettino, abbiamo quel saluto da fare. No, i premi li abbiamo deciso, li facciamo alla fine. Allora salutiamo la famiglia La Delfa con la nipotina, e poi dovrebbe esserci una mia amica che si chiama Mary, dove sei Mary? Con il papà Natalino, ci sei? Eccola lì, mando un bacio perché è una mia amica speciale e straordinaria. Allora, poi un abbraccio a tutti, fatemi un bello applauso, siamo qui per tutti voi. Allora, signor Litterio, quindi lei si è messo in testa, secondo me lei, signor Litterio, si è un po' montato la testa. Io l'ho detto al pubblico, lei si è un po' montato la testa, lei deve stare con i piedi per terra. No, stare con i piedi per terra vuol dire che lei deve tornare ad essere normale. No, signora Rosa, a mia me parlavo cuori. Che io pare che lo sapevo dal primo momento. Che cosa sapeva? Ma io sapevo che va girando a parando al cinema. C'è avuto un incidente? Cioè con la macchina ha sbattuto sul cinema del suo paese? No, mia cucina Affi ha avuto un incidente. Ah sì? L'incidente frontale con la macchina. Beh, è brutto, l'incidente frontale significa due macchine che si... Ah, beh, terribile, frontale. Sì. Domisi marzo. Quindi qualche 6-5 mesi fa. Sì. A me mi telefonarono. Sì. E disse, corre che tuo cugino ha avuto un incidente frontale. Sono notizie terribili, signore e signori. E io ci disse, è un'ora. Dice, una di essere, c'è ospedale. C'è incidente frontale. A parte arrivo ospedale, signor La Rosa, come ho... Intanto prima sono andato sul luogo dell'incidente
signor La Rosa. Che c'era? Le macchine che non si conoscevano. Perfetti erano. Come perfetti? Scusi, incidente frontale e le macchine erano perfette. Le macchine perfette. Illese. Illese. Macchine illese. Macchine illese. Che? Illese. Senza non l'ho fatto niente. Senza non ho fatto niente. Invece ci sono mai affi, onne, affi se la può portare a 118. Con 118. Che dopo si furtano i soldi. Ma che dice? Se lei non lo sa, ma che dice? Non dico queste cose lo gravi. Io non c'entro niente con lui. L'ha chiamato una volta e viene l'ambulanza con lui. L'auto 116 uno solo. Ma che c'entra? Non è che si chiama 118 per... Allora scusi, quando lei chiama la polizia e chiama il 113, che arrivano 113 poliziotti? Se lei vuole meno, magari 300. Ma se vengono 112 carabinieri. Lasci perdere. Comunque arrivai all'ospedale, signor La Rosa, sì. E c'era mio cugino Affio, tutto un fasciato. Ah. Tutto un fasciato, pareva una mummia. Quindi l'incidente c'era stato, si era fatto male. Avevo tubo azzeccato il capo. Per respirare. No, si succava l'acqua. Ah, so che era un tubo per respirare. No, si succava l'acqua. E da un altro tubo, a cosa per parlare? Mi fa, c'è se alzo, ma che succedeva? Dice, ho avuto un incidente frontale. Ma che minchia sta dicendo? Ma sa mai che non ha visto io che era perfetta? Perfetta, illesa. No, che c'era la nebbia, che non si vedeva, perché ho paese quando c'era la nebbia. La nebbia è brutta. Brutta. Io dicevo il reggio cristallo che non funzionava. Sì. Dice, cavai un finestrino. E mi nisci la testa. Non ci credo. Aspetta. Quando male che stava scendendo, gli apparsi questa pensata. Anche lui con la testa di fuori? E quindi? Finché andava a mia testa. A 40 km all'ora, che non si capisce. Non ho mosso. Quindi l'incidente frontale che avevano sbattuto le fronte. Ora io vi dico, ma ci posso combattere io con lui? Me lo dica lei. Io... Vabbè, ma chi deve parlare? Quello è pubblico pure, io li ho salutati. Buonasera! Siete qua per noi? Sì. Voi lontani! Ehi! Signor La Rosa, vi dite tanto! Non è perché siete lontano! E perché? È perché è tanto! Certo! Invece lui è altissimo, signora che ride! Vabbè, comunque, buonasera anche a voi! Guardi che c'è veramente un pubblico straordinario! Devo dire che tutta la nostra estate sta andando bene, però stasera abbiamo superato ogni limite, quindi complimenti Rosolini, bravi! Non lo so, sostanzialmente, devo dire che ho incontrato molti amici catanesi qui per la sagra dell'Arancino. Vuol dire che questa sagra attira. Vabbè. Signor La Rosa, sì. Il mondo dei cimeri. Sì. È un mondo dorato. È un mondo dorato. Una cosa bellissima. Lo so, affascina. Affascina. Attira. Ah, attira. Che cos'è? I film delle cazzo. No, lei pensa sempre a una cosa. Attira l'attenzione, l'emozione, certo. Lei non ci pensa ai film. No, io ci penso quando è il momento di pensarci. Lei mai. Lei ci pensa 24 ore al giorno, tutto il giorno ci pensa. Signora Rosa, dopo un saluto. Non c'è bisogno, si levi la cazzo. Devo dire che mia mi parlava il cuore. Ma perché? Quando io. Che cascavo? Sì. No, stanno smontando lo striscio. Ah, perché forse non vedono. Smontano un pacco sotto i pedali. Alleggia, levate qualcosa. Eccoci. Allora, quando io nel lontano. Sì. Che fu? Ragazzi, di lato non si, le casse sono davanti, non si può sentire di là, che dobbiamo fare? Potremmo girare un po' fuchista. No, ma questa è la spia, questa è il nostro. Dicevi? Vabbè, adesso io cambio l'archetto. Ci scusiamo, però quando non ci sono casse di là, mi dispiace. Cerchiamo di farci capire, di farci intendere. Allora, mi diceva signor Litterio? Dicevo che ancora come ci penso. Sì. Quando io nel lontano 1998 sì. Venia a televisione. Sì. Che, e noi ci abbiamo conosciuti Tanno. Sì, Tanno. Allora. Io l'anno dopo sì. Ci ebbi un successo. È vero, subito. Ma vi giuro, se sto dicendo una menzogna, se sto dicendo una bugia, va bene. Un signore ma castiare, ma è riducere come io. Quando io. No, fermo. Questa da voi, fermo!
questa da voi io non me l'aspettavo. Perché è un pubblico intelligente. È un pubblico intelligente, sicuramente. Però questo urlo, questo applauso di fronte alla sua frase. Perché si trattengono appena a un certo punto, qua. No. Poi ci vengono. No, io vorrei chiedere, io non sono niente di che. Ci mancherebbe solo che dicesse che è qualcosa di che. Io accetto i miei limiti, accetto assaina. Io non sono nulla di che, ma ridotto male non sono. Signora, sono ridotto male? Sono un chilo e mezzo sovrappeso, due, ma poi non sono ridotto male. Allora è parlare? Ma lei parli. Lei così mi provo? No, io non lo provo. Sono ridotto male? Ma sei un pubblico educato. Ma il pubblico educato, ma dice la verità. Ma no, è perché si piglia solo, tutti mi daranno che è consumato. Siccome c'è lei davanti. E allora cosa vuole fare? Allora parlo? Ma parlassi. Se lei... Poi lei si offende. Io non mi offendo, così la chiariamo una volta per tutte, perché ogni volta televisione, io signori, ma che serie, maestro? La vuole chiarire? La chiariamo, chiariamo. Allora, dovete sapere che io e signor La Rosa, quando andiamo in giro per la Sicilia per questo nostro spettacolo, spettacolo, queste quattro minchiate che ricevo, quelle sono signore, non è che c'è altro. Anche se nella serata ci sono 100 camerini vuoti, 100 spogliatoi vuoti, a mia e a Idu ne mettono sempre lo stesso camerino. Ma perché? E perché? Se ci sono 99 camerini leggi, dite, ma uno qua e uno presa. No, lo stesso camerino. Ma c'è un motivo. Quindi lui vuole o non vuole, si deve spogliare per forza davanti a te. Esatto, e la motivazione c'è, siamo due uomini, siamo due. Ma si deve spogliare, stai dicendo. Sì. Io non ci ho fatto caso fino a qua. A mia mi stanno sentire il giro. Sì, certo, il giro. Io sono puro bicirino di due anni. Ma c'ha problemi? Allora, cambiamo. Ora che già mi finiva uno. Sì, sì. Sembra così. Facciamo un applauso che copre questo momento, io ne approfitto per ringraziarvi ancora. E per dirvi veramente grazie con tutto cuore per la vostra presenza. Seguiteci sempre per sapere dove siamo sulla pagina Facebook Salvo La Rosa Official. Se non l'avete ancora fatto, fatelo ora o più tardi, mettete mi piace Salvo La Rosa Official. Anzi, in questo frattempo prendete i telefonini, andate su Facebook, cercate Salvo La Rosa Official, ci mettete mi piace, così poi avrete sempre tutte le nostre notizie, anche le nostre dirette e quant'altro. Salvo La Rosa Official. E tra un po' lo sta toccando, vero? Ha scuso col microfono. Che sta sentendo? Che sente? Sta massaggiando. Sì. Ma come lo stai massaggiando? Come farà inizio? Ma come lo stai massaggiando? Che sei pazzino? Ti devi mettere il microfono. Ci racconti che sente? Un senso di schifo. No, ma come un senso di schifo? Io pensavo che sentisse qualcosa di particolarmente brillante. Vabbè, ci siamo? Ora bellissimo, ora non si sente niente. Se prima qualcosa si sentiva, ancora qualche istante, quindi... Sì, il gelato c'è, però speriamo di che tu possa avere l'arche... No. Sì, casomai vado col gelato, che forse è meglio così. Vabbè, allora sistemate il gelato. Vabbè, così è più bello, no? È più naturale, vabbè. Ok. Ah, eccoci. Allora, stavo dicendo, mi mettono sempre lo stesso camerino. Bene, ci mettono lo stesso camerino. Io non ci facevo caso. No. Fino a quando mi ho ma cugino che io, volente o nolente, stavo a spugliare la pandemia con forza. Se siamo nello stesso camerino. Essendo lo stesso camerino. E quello è. E mio nonno, perché notai che io ogni volta che si calava i cavosi, perché faceva questo movimento? Lui era da perché ti giri? Se non c'hai niente da nascondere, perché ti giri? Giro. E allora ignoro, come io si giravo per calare si cause, io faccio questo movimento e io faccio questo movimento. Certo, perché lui è un giglio, però è tutti chiaro. Io mi giro perché c'è sempre un certo senso di pudore. E che fisti? No, scusi, c'è un senso di pudore. Ah? C'è un senso di pudore. Poco d'ora non c'è la pomata? No, quello è il sudore. Che cosa ha visto? Cosa ha visto? Yami, sicchi. Ora, se voi ridete, siete complici. Tutti. Yami, sicchi. Io ho le gambe secche, va bene, ok. Allora... Senza manco un pio! Io sono glabro. No, lei è peso! Sono glabro, non sugno peso. Yami, un culetto, dai! Ma vuole finire!
ognuno ha quello che ha, ma così. Le donne presenti lo sanno che la virilità di un uomo passa anche attraverso il culo. Ma vuole finire stasera, Rosolini? Cioè, voglio dire, un mascolo quando cammina, avere un culo che apparire un cavallo. Basta! Io ne avevo un culo quando un mandarino. Ma che sei impazzito? Ma che un mandarino che ha la pampera. Sì, vabbè. Un mandarino di dietro, la pampera davanti. La vuole smettere stasera? Fategli un applauso così, insomma, così si tranquillizza, si tranquillizza. Vabbè. E mi dice io non sono niente di che. Io non sono niente di che, vabbè, comunque. Allora, che cosa ci stava giurando lei? Signora Rosa, ve lo giuro, ve lo assicuro. Quando ebbi questo grande successo, sì, io nella mia testa pensai, non dico Hollywood, ma Roma mi aspetta. Hollywood. Non dico Hollywood, è America. Ma Roma mi aspetta. Ma Roma è la città del cinema. Manco lo dissi che manco lo pensai, eh? Che passa un mese preciso e mi arriva una lettera. Ah. Mi arriva una lettera da Roma. Sì. O mio paese alita con l'indirizzo. Sì. C'era via. E certo, la lettera arriva. La via del terremoto senza numero. Come? Perché? Perché senza numero? Via del terremoto, niente, se sdurrupavo magari la casa, e quindi c'è quello. C'è via del terremoto, io pensavo che c'era un... Ma qua io sono chi da niente a posto del canale, dai. Vabbè, lasciamo stare. Ma arrivavo questa lettera dove c'era scritto Egr punto sig punto Litterio Scalisi. Perfetto, egregio signor Litterio Scalisi, questo. Come? Egregio signor Litterio Scalisi. Che sta sbarraguta sapo tutto cosa. Ma non è che a parte la seconda. Non lo sanno tutti, sig significa egregio signore. Non lo sapevo. Vabbè. C'era scritto presentarsi a Roma tale giorno che ci facciamo un provino. Sì. Che se va bene, sì, lo facciamo lavorare nel cinema! Anche per vendere gazzose. A vendere gazzose, come a vendere gazzose? Fare l'attore! Che ne so, a lavorare nel cinema, a vendere l'attore! Gazzose, pensavo. E allora, signore e signori, il cuore mi cominciava a battere forte, forte, forte. Ci disse a mia mogliere, Croci! La chiamata Croci? No, forse fissa. Forse fissa. Si chiama Crocifissa. Sì, lo so, si chiama Crocifissa. Se tu la chiamo Croci, tu la chiamo Fissa. Sì. Fissa ci sta meglio. Non lo so, lei lo sa, è suo marito, lei. Fissa. Fammi la valigia, sì, che devo andare a Roma. Mia mogliere mi preparava la valigia e quindi approfitto per dire una parola, sì, alle donne presenti. La dica. Donne di Rosolini, donne di tutte le circostanze, tutto l'Inter Milan. Ma che è un derby di calcio, tutto l'Inter Milan? Che si parla? Tutto l'Interland. Allora, Rosa, lo so che lei è un uomo che la mia ignoranza è niente di fronte alla sua. Ma mi deve lasciare parlare. Ha ragione. Allora, donne. Donne. Sì. Finiamola con questa gelosia verso i mariti. Vero. Un marito. Basta. Un marito non può ricevere un messaggio. Non può fare la telefonata a bassa voce. Che subito qui era. Può parlare. Ma che cosa guarda? Che pensi? Oh, che lì? Basta. Dacci un martire. I martiri. È giusto l'attaccamento al marito, al compagno, ma non esagerate. Non ci facciamo uscire i piedi di fuori. Vuol dire mia moglie sì, mi fece la valigia per andare io a Roma per lavorare. Lui andava a lavorare, eh? Lo divertimento a lavorare. Con una mano mi desse la valigia e mentre mi dava la valigia mi disse Celitterio, non credo che te ne vai a Roma, incontri qualche bella attrice e ti scordi di mia. Vai. Che ci restai malissimo. Un uomo ci resta male. Malissimo. Bravo, giusto. Mi pigliai da valigia quasi chiner e ci rispondei guardandola fissa negli occhi. Negli occhi? Nell'occhio, perché uno l'avevi chiuso. Guardandola fissa nell'occhio ci disse Croci. Ma tu stai scherzando? Ma tu pensi che io... Che io me ne vai a Roma, incontro che so una Falchi. Quella bionda con gli occhi azzurri. E minna tanto. Basta! E mi potesse scordare di te, Dai. Mai! Tu pensi che io me ne vado a Roma, incontro che so una Manuela Arcuri. Manuela, questa Bruna. Bruna con l'occhio mio, le mente anche, scusi. E mi potesse scordare di te, Sì. Mai! Mai!
Tu pensi che io me ne vado a Roma incontro, che so, una cucinotta? Che è di Messina, siciliana. E ne potessi scordare a te, eh? Mai! 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 Mai dissi minchiata più grossa. No, no, e allora le signore hanno ragione, allora le donne hanno ragione, perché vuol dire che diamo loro la possibilità di sospettare. Vabbè, lasciamo stare. Signora Rosa, sì. Le vecchiaie della valigia? Sì. Quando il destino, quando tutto cose favorevoli, sì, arriva a stazione, eh? Io disse, avevo tutto cose pagate, sì, biglietto do treno, albergo, ristorante, tutto pagato. Quindi, all inclusive, eh? All inclusive. No, no, io avevo tutto cose pagate, certo, il trasporto, l'aereo, mi pigliavo un taxi, un ristorante, un bar, l'albergo, tutto. All inclusive. Io? Sì, lei. Per andare a Roma, capisco, avevo tutto pagato. Treno, albergo, bar, taxi, viaggio, tutto quanto, ristorante, tutto. All inclusive. Che minchia vuol dire? Quando tutto è pagato, come si chiama? Aiutatemi. All inclusive. Più forte così lo capisce. Si chiama? All inclusive. All inclusive. Vi chiamate La Rosa? Non si chiamano La Rosa. Non li conosco, gli voglio bene, ma non li conosco. Basta, arrivo a stazione, oh, tutto fa. Non c'era nessuno. Beh, perché era preoccupato. Bellissimo, adesso. Quando hai aspettare? Non c'era nessuno. Arrivo a stazione, è nudo. Dai, nessuno. Fortunato, nessuno. Non giù, manco l'impiegata, nudo. C'era la stazione deserta. Arrivo a biglietteria, c'era. La biglietteria, quasi tutte le biglietterie, sì, d'Italia sono tutti stessi. È un salone che sa, c'ho tre volte, quattro volte quando sto a cena. Sì. Diviso in due da un banco e auto tanto, sì, così, sì, che corre lungo, sì, o di legno o di muratura. Sì. E di sopra c'è il vetro. Sì. Ogni tanto c'è un burduso che si chiama Oibo. Quando. Bla bla bla. C'è questo Oibo quando. Bla bla bla. Che è blè? Si chiama Oblò, no Oibò, Oblò. A me mi parla niente. No, così. Oblò, sì. Ci sa questo Oblò. Che fa bene l'itara. C'è questo Oblò. Quando l'impiegato parla col cliente, giusto, che è l'utente che è viaggiato. Assolutamente sì. Io, siccome non c'era nulla, disse non mi conviene trasere. Perché un domani visse a mancare qualche cosa. Giusto. Lei è una persona educata. A lei ce l'ha fatta entrare. Bravo. Lei perché è entrato che non c'era. Bravo. Allora mi fermai in dalla porta, fermo. Sì. Disse a vendere qualcuno. Sì. Aspettai 10 minuti, sì, dopo 10 minuti visti dietro il banco che passava un signore, eh? Che camminava da così, sì, lento, dinoccolato, senza premura, a velocità bassa, senza dire nulla. Io da lì, sì, ci disse, senta scusi, eh? Questo si gira e mi fa, non mi posso fermare che io premura. Ah, per giunta, cioè non solo camminava così, eh. Adesso, ma tutti i scemi in gaglio. Sì, può essere, può essere. Ah, stai fermo qua, sì, sì. E aspettai altri 10 minuti, dopo 10 minuti stavolta arrivava un impiegato sempre dietro il bancone, sì, che camminava normale, eh? Avevo giornale su terra, sì, e arrivavo al suo posto, a così preciso, sì, arrivavo un giornale fermo qua, sì. Spostavo un sgabello che due auto, eh? A canavo, pigliavo il giornale, un rapio, puggiavo un nuovo vitro, sì, se leccavo ido, e restavo con ido leccato così. Va bene. E lì c'è. Io fermo là, sì, pensai, non mi avrà visto. Certo, probabilmente non l'ha visto. E allora piglia e fece un colpo di. Per richiamare l'attenzione, bravo. Niente. Niente. Aumentai. Sì. Niente. Niente. Aumentai. Sì. Gli ha passato uno, mi si vedo curati. Ma ci si è cretino. Ma tu, tutti i cretini li prende lei, scusa. Dai, la calamita dei cretini. Lei li attira. Allora, scusi, c'è qualcuno? Sì. Niente. C'è permesso? Niente. Niente. Era fermo, immobile. Io disse, ma che ci pigliamo un X? Certo, perché se no. Io mossa reato giù. Era bloccato completamente. Allora, ho fatto una corsa. Sì. Così. Sì. Ci infeccai a mano un dolo. Bla. Ci calai un giornale. Ah, così, ci calai un giornale. Sì. Utaliandolo che ci disse, scusi. Scusi. C'è qualcuno? Sì. Adesso niente devo fare ci. Perché io che sogno, trasparente? Liscio.
E io ci disse, siccome non mi rispondeva, sì. E gli dove fa, non ci rispondevo, caro signore, perché qua c'è gente, che lei sta disturbando, che qua c'è gente che sta travagliando. Ah, per giunta. Allora io ci disse, una. E dove fa, unichi. Io ci disse, chi? Chi? E dove fa, chi? Chicchi. E ci disse, ma chi? Io dovevo farci, lei chi disse? Sì. Ci si c'è qualcuno? Dice unni. Ma ci disse, ma unni chi? Io dovevo fare chi? Chi? E ci disse, ma chi? E questo, lei che disse? Ci si c'è qualcuno? Dice unni. Che dopo 20 minuti ho capito che giù qualcuno era io. Eravate due stupidi, però mi perdoni. Come capivo, mi disse, ho capito, oggi è giornata che non si può travagliare perché c'è gente che si è messa nella testa che a disturbare la gente che travaglia. Perché un giornale, ogni altro caso, si mise nel cassetto, alzando la voce, fa avanti il prossimo! Ma come avanti il prossimo? C'era io solo da tutta la stazione. Uno ce n'era lì, che? O talirai da faccia, sì, eccomi qua. Dice, perché che veni lei? No, ci si veramente prima c'era sto signore, il canno pelastro, sì. C'era Dan Pelastro. Sì. Però siccome è stato gentile, sì. E mi ha fatto passare perché ha capito che avevo premuto. Quindi era educato il signore. Quale signore? Un pelastro! Ho capito! Perché che si cominciava a innervosire, sì. Io capì, si cominciava a vedere i tic. Ah, sì. Aveva un sacco ora maggiuni, mano libera. Io non ricordo. Aveva un sacco di tic, faceva ta ta! Si sapeva. Ah, sì. Si alzava i pantaloni, ta ta! Si abbassava la cravatta e si dava un colpo che si abbassava la lente. Quindi tutti dic. Ta 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 ta! E cravatta non aveva. Ah, per giù, era solo il tic. Era un tic automatico. Sì. Io gli stavo a cacciare qualche cosa che so di merda. Io mi taleva a farci avanti, forza. Fenemala, che cosa vuole? Ma che faceva? Che io nella mia vita vuole. All'avanti insomma. E certo, vuole. Ci disse. Perché mi aveva piaciuto, sì. Magari. Disse, come? Che cosa vuole? Ci disse, se non sa fine, mi avessi a pigliare un treno. Mi ha cominciato, mi avessi a pigliare un treno, mi fa... Madonna, disse, siamo a fare tutti i vocali così. Cazzo, vuole una settimana per sì. Farla. Invece finiva un dao. No. Dice, un treno e chi dice che cosa voleva pigliare? Cazzo può pigliare solo un treno, chi voleva pigliare l'autobus su. Ma come parlava lui? Io su mi impressionai, sì. Ci si senta cortesemente, siccome mi impressiono quando parla con me l'eco ci può staccare. Ah, sì. Chiesto mi deve fare qua l'eco, se venisse che lei ha l'eco avanti, che cosa vuole? Tanto era mi facesse un biglietto per Roma. Anche lei? Io gli ho chiesto, ma lei mi prende in giro, mica allora lo sai che hai l'ego. Certo, te ne accorgi o no che c'è? Allora lo sai. Va bene, guardate che capitano tutte a lui, cioè non è che possiamo dire non è vero, è così. Allora piglio un blocchetto con che biglietti, sì. Mi sono davanti, pigliava la pinna, dice alla. Ma che è? Perché era musulmana. Ma faccio lo spiritoso. E certo. Allora, abbiamo detto biglietto, niente. Io l'ho preso io, ma niente. Per Roma, uomo. Andate ritorno, orno. Prima che mi fanno fare Catania Roma, mi fanno scendere tutto il tempo. Lei doveva fare Catania Roma. Biglietto, andate ritorno, punto. Non si preoccupi, dice, pensi al suo lavoro che è mio, ci penso io. Allora. Biglietto, per Roma, andate a ritorno, Cuccetti? Cuccetti, giusto.
Sì, non ho capito. Abbiamo detto biglietto, biglietto. Tutto di nuovo, sì. Di nuovo? Oh. Andate, no, no, no. Cuccetti? Cisse, scusi, mi sta vedendo accompagnato? Che c'è? Dice no. Cisse, allora stacette qui. Stacette, cominciano. No! Mi fa cuccetti per dormire. Che certo, sono per dormire. No. Che? Fermate il mondo. Che è successo? Se informasse così io. Questa gente che dorme, vedete che i film che sono curcato con mia, hanno dormito tutta la nottata. Esagerai molto. Hai esagerato, vedi come ridono. Perché lo faccio cuccetti per dormire. Sì. E da cosa che lei si ci inficca, oh. Santo misce domani si sveglia a Roma. Oh. Avanti, mi scemi i soldi, ordi. Io picchiai i soldi, ordi. Io mi sento a tavolino, io. Io ne scivo a mano, aro. E si su, Poi scivo un biglietto, mi ubbiavo una faccia, mi disse, ehi, e ora se ne vado. Io mi richiedo il biglietto, lei andava a dire, ma va a fare che me ne chiamai in 2-3. Guardate, voi fate l'applauso perché siete generosi, perché siete bravi, ma non è cominciata bene questa avventura. Ce ne devo andare a Roma a fare il cinema e comincia così. Comunque. Avevamo da capire che avevo treno, ma aiutami, fammi capire. Vabbè. Io che sono cretino? Non lo so. Non lo so, sono cretino. Lui io. È cretino? No! Io sembro cretino, però, ma poi in fondo lo sono. Allora scusi, se lei lo sa perché lo chiede. Quando è che n'hai in treno, sì. Lo dice la stessa sì. Parola, cuccetta. Certo. Io e un cane che aveva la cuccia. Questa è cuccetta. Ma che dice? È una cuccia chionica. Non è così. Perché dice, massimo può essere auta tanta. Io a chiamare in due treno camminavo nel corridoio, perché c'è la parete che non si vedeva, e di quest'altra parte io vi che tagliavo c'erano gli scompartimenti. Io dissi, che signore, volevi vedere sta cuccetta? Sì. Niente. Ma arrivai a mettere a quattro piedi. Camminavo a quattro piedi quando all'improvviso signora Rosa picchia mi disse toccare in delle spalle. Di dietro. Sì. E mi girai, era uno che ha divisa. Sì, con la divisa. Comunista, non so se ci siamo maresciallo. Ma che maresciallo? Ma che? Mi fa dice, quale maresciallo? Sono il controllore. Appunto, sul treno c'è il controllore. Cioè, e lei che cosa controlla? Mi fa dice, controlla e chiedo come a lei. Se si chiede come a me, chi c'è da controllare? Dice, che cosa sta facendo a quattro piedi? Beh certo, non era normale, eh. Cioè, stai cercando una cuccetta. E la cerca a quattro piedi, mi disse. E ci si vede come lei cerca, lei non ha visto mai che ha dita. Mi tagliavo, mi si alzi. Vada quattro vagoni più avanti e là trova le cuccette, se ne vada! E ce lo sei arrabbiato. Ovviamente sei rimproverato. Certo, giusto. Mi dice quattro vagoni, come ruai in dopo il due vagoni, la cuccetta, a chi essere qua. E mi tornai a calare. Sì. E camminavo, da una mano la valigia, da una mano il biglietto, e camminavo così, sì. E ogni tanto tagliavo. Sì. Ogni tanto tagliavo avanti per non tappare, e tagliavo da qua, tagliavo avanti. Ogni moto che tagliavo avanti, sì. Di lontano, sì. Visti che c'era una signora. Ah. Com'era? Eh? Ma che parlo, lei può capire? Ma lo dica loro allora, se non lo capisco io. Com'era? Una casa di salute. Ma si può definire una donna una casa di salute, scusi? Bella, morbida. Ma come morbida? No, quattro ossa mi sa di... No. Morbida. Morbida? Che aveva un balcone fiorito. Ma fiorito come? Fiorito no, fiorellini no? Che fiori erano? Girasoli. Signora Rosa, sì. Aveva una minigonna alla dolce vita. Sì, che è la minigonna alla dolce vita, scusi. La trovavo qua. Sì, vabbè. Che mano che io andavo avanti, chi sta andrigna mi guardava negli occhi e andò un biglietto è a mia, e ho biglietto. Quando ci stavo passando davanti, questa stira un braccio, mi fermava così. Sì. Mi guarda, andava a fare, guarda il biglietto e mi fa dice, lei questa notte dorme qui con me. Ah. E a lei cuccio disse, Dici via, non faccia lo gnomo, no. Sa benissimo. Gnorri. Non rognomi, non rognone.
sa benissimo che dorme qui con me. Sì. Anzi, sembri Ida, io muto! Lei. Anzi, dice, è meglio chiarire subito. Sì. Lei preferisce stare di sopra o stare di sotto? Ma come? Lontane destra, destra, allora sei buttato. No! La signora intendeva... Io questo pensavo! No, la signora intendeva un'altra cosa. Vabbè, mi disse, lei preferisce stare di sotto o stare di sopra? Io, sape, fremmo... Cioè, se guardi, io all'antica preferisco stare da sopra. Sì. Ma mi adatto magari a stare da sopra. Ho capito. Marci, meno male, che sa, perché a me mi piace stare da sotto. Io comunque potevo trovare. Sì, se lei di sopra, l'altro di sotto, perfetto. Vicino alla signora c'era una vecchiaretta. Sì. Che io sapevo dopo era sua madre. La mamma della signora, sì. Ci disse, ah, signora, eh? Dice, non si preoccupi, questa è mia madre, lei dorme di sotto a fianco a me. È una famiglia consumata, ma sai. A questo punto la signora indica uno scompartimento, perché mi fa, prego, sì, si metta a suo agio. Agio, giusto. Agio. Agio. Ora io parlo con gli uomini presenti, con, sì, le donne presenti, con lei, signor La Rosa, sì, che ignoranza non c'è una mano. No, carità. Quando una donna ti dice, primo, sì, lei questa notte dorme qui con me. Uno. Secondo, due, preferisce stare da sopra o stare da sotto. Sì. Terzo, si metta a suo agio. Che può significare? Che può significare? Una cosa sola. Cioè? Come mi disse, se mette a suo agio, entrai, chiudi la porta dello scompartimento. Uno, due, tre. Pa! Nudo. Ma come nudo? Subito. Nudo come mi ha fatto mia madre. Sua mamma l'ha fatto nudo. Io veramente ne ci caga a misa. Sì. Ma fu terra dopo due minuti. Ci caga a misa. Vabbè. Appena ero nudo, sì, mi succai la panza. Sì. Io con la panza succata ci faccio una bella compagna. Anche io. Mi succai la panza, ci tu pulirai in dalla porta, ci dissi, prego, si metti a suo agio. Sì. Gli assenava la porta. Che? Non si tasse putrasivo prima. La vecchiaretta. Ma che? Immaginavo. La vecchia come trasivo, mi visti, ta una schiglia. E certo, la signora vede un uomo nudo. Signora Rosa, pareva morta. Morta, sì. Ah, come un disaschiglia, entrò sua figlia. Sì. Sua figlia, come mi disti? Maria! Ma carina, stava una schiglia, solo che la figlia stava la schiglia col fiato a uscire. Ah! Io da col fiato a entrare. Poi, tagliamo a sua madre in terra, io mi cominciavo a caricare. Mamma, la parola! La signora! Ma parole che manco io mi ricordo! Non l'avevo inteso mai! Facchino! Cornuto, maleducato! Federasta! Perché federasta? Porco, porco, suino! Suino pure! E mentre mi caricava di mani e parole, ma corpa, capito? Anche! Pugna, tempolata, mazzicate i tandalocchi, ginocchiate negli organi genitori. Io mi riparavo e mi dava patate nel petto, mi riparavo petto, patate nei Paesi Bassi. Signor Rosa, nudo poteva scappare, io nudo potevo scappare. No, certo, è una cosa particolarmente fastidiosa. Certo. Io nel frattempo mi visteva. Sì. Basta, come completai che mi visti, mi chiappava di giacurro, chi sta che mi si votava, pareva la sorella di Mennea. Sì. Che è successo? Non so, sì? Lei non poteva scappare e nemmeno qua sotto, nel cavalca ferrovia, ci sono due macchine che ostruiscono l'uscita di una macchina che ha urgenza di andare via. Scusatemi. No, per carità, se è una cosa urgente la facciamo. Un Opel Astra targata a Cica. Questa che mi si poteva pareva solo di Mennea. Ho dovuto fare 12 vagoni per quando Ida poi se ne tornava a rete. Io come mi fermai al 12° vagone, aveva la panta fiata. Non poteva respirare. Gli accalai un finestrino, ma facciai da velocità del treno un panorama mi è passato. Se lei si affaccia col treno in movimento, è questo quello che stiamo pigliando un poco di aria, sì. Un sudore mi si stava raffreddando piano piano, quando all'improvviso picchia mi disse, tu che non posso cadere Isa! La signora! Io ero controllore. Meno male. Il quale metteva, mi dice, greggio signore, che io sappia, sì, le mutande si portano sotto i pantaloni, non di sopra. Ma ho messo i mutande sopra i caos. Perché non è facile rivestirsi. In treno non è facile rivestirsi. Allora ci disse, scusi un attimo che mi vado a cacciare. Mi chiudi in un bagno, in un gabinetto del treno, sì, e mi cacciai i mutande che causa. Sì. Che? Vivo per miracolo. Sì. Provateci, invece di ridere, provateci.
domani hai pigliato un treno per Napoli, hai pigliato un casino e tornate. Sì.